scappa di campagna elettorale, a chi si appella il vostro movimento? Beh, noi ci appelliamo a tutte le persone che vogliono delle proposte di buon senso, non vogliono delle promesse mirabolanti che non staranno in piedi e che non sono reggibili con la situazione del debito del nostro paese. Andrebbero ad accrescere il debito e creerebbero veramente un vortice di sfascio dei conti pubblici. Le nostre proposte sono proposte organiche, di riforma e soprattutto tese a fare bene le cose. Per esempio il PNRR, stiamo attenti perché oggi nelle condizioni in cui siamo rischiamo di non rispettare i tempi. Ci vuole pragmatismo, ci vuole capacità e ci vuole buon senso. Oltre scampo di campagna elettorale, a chi si appella la Lega? Ma la Lega in questo caso si appella agli imprenditori, alle piccole e medie imprese che sono il tessuto fondante della nostra economia provinciale. Noi proponiamo a questo punto l'ampliamento della flat tax da 65.000 a 100.000 euro e passerebbe da 1.800.000 partite IVA oltre 3 milioni, ampliandola anche come base imponibile soprattutto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. E poi la rottamazione delle cartelle esattoriali, 15 milioni di cartelle esattoriali nel nostro paese sono in sospeso, un saldo e stralcio fondamentale per dare nuova linfa ed energia alle imprese in difficoltà. Anche e soprattutto la crisi energetica è un altro grande tema. Con gli aiuti ter del governo siamo riusciti a dare le prime risposte con il 40% di credito d'imposta, ma non basta, occorre fare di più, bisogna stoppare gli aumenti del prezzo dell'energia, la speculazione, bisogna interrompere anche l'aumento del prezzo del gas e dare un'equità di prezzi che siano remunerativi nell'ambito delle filiere produttive, altrimenti il nostro sistema collassa. Candidato per Italexit alla Camera dei Deputati, siamo agli ultimi scampoli di campagna elettorale. A chi si appella il vostro movimento? Il nostro movimento si appella in questo momento principalmente agli indecisi, ai delusi, a tutti coloro che non si ritrovano più nelle politiche che questo sistema partitico ci sta proponendo. E in particolare volevo parlare oggi ai giovani, ai ragazzi, che sono praticamente costretti a dover osservare quasi delle imposizioni elettorali che vengono trasmesse loro tramite i mass media, tramite i social, tramite i riferimenti di pensiero. Io invito i ragazzi a scegliere una parola importantissima. Oggi hanno l'opportunità di non seguire necessariamente una massa, ma di trovare qualcuno che li rappresenti. I ragazzi sono fondamentali perché sono il futuro di questo paese. Non esiste un'Italia senza giovani, non esiste un giovane senza l'Italia, però devono imparare ed avere la volontà di scegliere e percorrere la loro stessa volontà, andando a ritenere quello che più li rappresenta, informandosi loro, andando contro questo sistema che gli vuole imporre una sola visione. Come si pone il suo movimento nei confronti degli elettori? Si pone in un modo solo, è ora di far tornare la serietà in politica, è ora di prendere l'Italia sul serio, perché non è seria una politica che ogni tornata elettorale fa la gara a chi fa la promessa più mirabolante e poi non succede nulla e poi alle prossime elezioni si ricomincia da capo. I cittadini, noi tutti come elettori dobbiamo imparare a chiedere conto alla politica di ciò che ha fatto, non solo di ciò che promette fare. Ad esempio sull'energia ci sono stati partiti che indossavano le magliette no triv e noi abbiamo diminuito la produzione di gas da 21 miliardi di metri cubi a 3 miliardi di metri cubi. Senza quella cosa oggi il caro bollette non sarebbe, sarebbe comunque grave, ma non grave come è. O sul fisco. Ieri Lega e Forza Italia hanno affossato la riforma fiscale alla quale anche loro hanno lavorato per 2 anni. Se l'avessero fatta approvare, entro Natale tante delle loro stesse battaglie sarebbero state legge, dall'eliminazione dell'IRAP alla semplificazione del bilancio per le imprese, la riforma delle sanzioni, eccetera. Allora la politica che cosa è diventata? Un reality show in cui ognuno trova lo slogan più accattivante e poi non cambia mai niente? È ora di dire basta a tutto questo e far tornare un po' di serietà in politica in un'Italia che se la merita. L'Italia fa parte del centrodestra, ci dichiariamo la forza più moderata, ma ci sono dei momenti in cui non bisogna essere troppo moderati, andiamo verso una stagione difficilissima, frutto di concomitanza di diversi fattori, forse anche colpa tutti insieme anche del sistema politico italiano che tende sempre a rinviare i problemi e non crede che il debito prima o dopo si debba essere pagato, è la nostra consuetudine. Io penso come Forza Italia che dovremmo favorire un provvedimento che non sia distruttivo del sistema, che non sia troppo a danno delle famiglie e che quindi vada a incidere sulla produzione dell'energia. Io sostengo questo da sempre, sostengo la pace che sarebbe l'inizio della diminuzione dei prezzi, soprattutto eviterebbe i morti, le guerre sono sempre cose brutte.
puoi favorire la crescita poderosa del nostro sistema economico che è ingessato da troppe leggi, da tutte quelle che si aggiungono. Ci vuole un'inversione di tendenza totale, se non aumenta il PIL non c'è nulla da fare, il debito pubblico è troppo elevato. Noi crediamo in queste cose, proveremo, ma credo che veramente siamo di fronte a necessità dopo le elezioni di provvedimenti molto forti. Ma sicuramente è una priorità del territorio, ma di tutta la nazione, quello che è il sistema del caro bollette e l'inflazione, al quale se non si prendono subito provvedimenti davvero si rischia tutto il sistema economico ma anche sociale. Poi ci sono delle problematiche assolutamente che sono come dire, contingenti al nostro territorio, dalle infrastrutture a far ripartire anche tutte quelle che sono le nostre alte terre, al tema degli invasi, l'idroelettrico, e ci sono tante situazioni che negli anni sono lasciate state da parte, che aspettano da troppo tempo di essere realizzate, anche opere in corso. Una su tutte è la circonvallazione di De Monte, poi abbiamo il problema del Tenda, l'Asticuneo, che va assolutamente ultimato. Se Fratelli d'Italia dovesse andare al governo, quale sarà la prima cosa che lei metterà sul tavolo per Cuneo? Per Cuneo sicuramente tutte queste opere incompiute, quelle per le quali già ci sono le risorse, ma che trovano sempre nei